i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Diario 1912, la calcio, l'eco dei bei. Oggi è lunedì 13 maggio 2024, quindi siamo all'inizio di una nuova settimana. Cosa ci dirà? Non lo so, nel senso che ormai ci siamo chiesti più volte in questo periodo, ma sarà la settimana veramente dell'accordo per la cessione? Ma sarà questa la settimana giusta per l'accordo? Insomma, non l'hai mai stato, non è mai arrivato questo accordo. Però adesso torniamo a dire un po' la nostra su quelle che sono le nostre sensazioni, la nostra lettura delle dichiarazioni che i protagonisti hanno rilasciato. Allora, prima ritratto blu celeste. Oggi guardate che c'è un nome pesantissimo, ve lo dico già. Prima di tutto, 13 maggio 2007, Lecco Luguezzale, ultima giornata di campionato. Gli ospiti si portano in vantaggio con Scaglia dopo due minuti. Prima del riposo, Alessandro Galli a pareggiare. Al 77esimo, Villagatti segna la rete della vittoria. Questa è l'ultima contro il Lumezzano, un'autentica bestia nera per noi. Giusto che Lanfredo ci ricorda che l'anno prossimo dobbiamo giocare pure con questi, che veramente sono un incubo, tipo la Propaganda. Comunque, dopo questa partita abbiamo affrontato altre 7 volte i bresciani, ne abbiamo ricavato solo un pareggio, perdendo 6 volte. Per dare un'idea di quanto ci sia ostica questa squadra, questa è l'unica vittoria degli ultimi 18 confronti dal 98-99 ad oggi, con 8 pareggi, 9 sconfitte, 15 reti segnate e 28 subite. E dire che contro il Lumezzano abbiamo vinto i primi 4 incontri giocati in assoluto, il bilancio globale di 7 vittorie, 9 pareggi, 15 sconfitte. Che poi è strano, passano gli anni, passano i decenni, però con alcune squadre proprio non c'è storia. La Pro Patria, per dire, quella serie famosa di, se non sbaglio, 11 sconfitte di fila, io l'ho vissuta tutta. Ed è stata onestamente assurda. Sono cambiati 400 giocatori per squadra, però non si vinceva mai con questi. Si è vinto una volta 3-0 casa con Zironelli e poi si è perso dopo due volte al ritorno e i playoff. Non lo so, sarà l'aria che circonda quelle partite letteralmente, non lo so, però queste cose sono secondo me stranissime e meritano una nota proprio perché avvengono in campionati che sono ovviamente molto soggetti a un ricambio delle rose da un anno con l'altro. Sai, il Milan in Serie A continua a pigliare scopole dall'Inter, no? Però i giocatori sono bene o male sempre quelli, gli allenatori sono sempre quelli, quindi ci sta una linea che collega determinate strisce. Qua questi campionati no, eppure. Poi dicevo, abbiamo oggi un compleanno veramente pesante perché Francesco Duzioni, chi se lo può dimenticare? Nessuno. È uno dei protagonisti assoluti della storia dell'Ecco e ovviamente lui fa parte di Per Sempre Blu Celesti, podcast e libro. Vi ricordo, potete acquistare su Amazon BS, You Can Print, il suo store. Insomma, è facile, fate una ricerca su Google, trovate tutti e due i volumi. Nativo di Verdello, in provincia di Bergamo, nel 1929, vestito il blu celeste al 53-64, terzo nella classifica dei più presenti in campionato dietro Marconi e Sacchi, mentre nella classifica dei più presenti in tutte le competizioni viene superato anche da Giuseppe Viraviglia. Dall'esordio in Lucchese Lecco 1-2 del 13 settembre 1953 ha giocato consecutivamente 70 gare. Poi, dopo aver saltate 3, ne ha giocate altre 264 consecutive dal 23 ottobre 55. Lecco Colleferro 1-0, al 10 febbraio 63 Lecco Catanzaro 3-1. Io rido perché c'è una serie di 264 gare giocate di fila, è clamorosa. Comunque, chiudiamo il celeste, Lecco Venezia 1-1, il giorno dell'Immacolata 63. Sono 8 le sue segnature in blu celeste, 4 in Serie C, 2 in Serie B e 2 in Serie A, tram la Juventus, in due partite casalinga a distanza di un anno l'una dall'altra. 1 gennaio 61, 7 gennaio 62, tram le partite terminate sul 2-2. Ovviamente Francesco l'abbiamo ricordato anche quando ci ha lasciati non tanto tempo fa. Ci sono altri 7 giocatori nati il 13 maggio, Roberto Biscari, due presenze in prima divisione 2009-2010. Sì, ricordo, Biscari di Grosseto, fate un po' voi, le battutone. Matias Alejandro Chiacchio,
argentino, una presenza in C2 2006-2007, molto giovane. Siaka Aidara Maliano nel 2001, tre presenze in C nel 2020-2021. Renato Luosi di Fontanella del 32, 20 presenze in C 51-52. Michele Marconi, attaccante dell'89, due presenze prima divisione 2009-2010. C'è un errorino, ciao, forse sono due i gol. Janos Ziecheli, Romania, tre presenze in Serie D del 2017-2018. Carlo Martorelli, il più fresco. Ah, tra l'altro, beh, Ziecheli, allenatore dell'Under 17, che ha fatto un grandissimo campionato. Infatti ci ho parlato prima di Lecco Modena, gli ho fatto i complimenti, ha fatto una stagione da fuori di testa, da fuori di testa. Merita, insomma, che se ne parli ogni qualvolta sia possibile. Chiudiamo dicendo, dicevo poco fa, Carlo Martorelli, Firenze 99, è arrivato a Lecco ridosso di Natale 2002 ed è rimasto fino a fine stagione. Quest'anno ha giocato nel Brindisi insieme a Bonino e Ganza, anche c'è stato a Brindisi. Per lui nel Lecco due presenze in campionato, 1-1 Sesto San Giovanni nel secondo tempo, sostituito a Zambatara, al quale ha dato il cambio nello 0-2 di Mantova nel corso della ripresa. Una decina di minuti al posto di Girelli nella vittoria in trasferta Cesena nel semifinale di ritorno nei playoff. Lui ha calciato in porta rischiando di fare anche gol nei supplementari, e ci sarebbe stato, onestamente, perché guardate, per quanto è stata magica la scorsa stagione, ci sarebbe stato anche il gol di Martorelli, che ogni tanto abbiamo, insomma, un po', non dico preso di mira, però si porta dietro una certa nomia, insomma, quello è. Allora, cosa dicevo prima? Beh, si apre un'altra settimana. Ieri abbiamo detto determinate cose, le abbiamo poi ribadite approfondendo ancor più, credo, il nostro pensiero, magari essendo meno dispersivi rispetto a quanto lo facciamo in questo appuntamento, ma più concreti, dando un fil rouge al nostro ragionamento sulla questione Liberty di Nunno. Ovviamente questo sarà l'argomento che terrà banco in questo periodo, io spero lo faccia per breve tempo, ma non necessariamente che si vada in mano a Liberty. Io dico si concretizzi qualcosa, questa, io l'ho già detto, è una proprietà a fine corso e anche a fine corsa, perché non credo ci sia più nulla da potersi dare reciprocamente. Lo strappo è stato traumatico ed è un grande peccato, perché magari si sarebbe anche potuti arrivare a una conclusione più naturale, ma da un altro punto di vista forse era anche ovvio che andasse a finire a schifio, perché con di Nunno solo così sarebbe potuta finire la storia, perché negli anni i periodi di stanca ci sono stati o per questo tipo di uscite folli assurde, Lecco Palermo e non solo evidentemente, in altri casi ci sono state le uscite per la questione economica della Serie C. Quest'anno di soldi, parlare di soldi poco, ne ho sentito parlare adesso perché viene interpellato ogni 3x2 e sapete cosa ne penso del continuare a farlo parlare. Tutto va bene, ci sta, però io ho un'idea diversa, tutto qua. Di Nunno evidentemente non si rende conto di una cosa, ed è una cosa che io, stando in mezzo a voi mentalmente, tante persone ho intercettato a più riprese, l'ultima volta solo venerdì, perché chiaramente poi in tanti mi hanno intercettato, fermato, chiesto qualcosa, qualche aggiornamento, qualche novità, e a tutti ho risposto: guardate ragazzi, noi abbiamo a che fare con una persona molto volubile, penso che ora della fine si cambierà, non chiedetemi a chi andrà. In quel momento mi è passato dietro a Liberty e ho fatto lo stesso movimento adesso che ho fatto l'altra sera, e quindi poi sai, a Liberty, non a Liberty, gli americani, il cinese, direi che cinese a Liberty viaggiano in coppia, o meglio possono viaggiare in coppia. A Liberty può essere anche il frontman di un'imprenditoriale che è interessata a continuare questo percorso, perché questa è una cosa che io raccolgo più di una volta in questi giorni da diverse parti e anche da fonti che ritengo accreditate. Non è che lo raccolgo al bar o nella Vox Populi, raccolgo questa cosa da gente che comunque in queste
trattative in varie vesti, ha anche magari un ruolo, tanto per intenderci, non è chiacchiericcio. E comunque mi dicono: no, beh, ci sono delle aziende che intendono fare comunque dei passi, non con di nulla. I nomi delle aziende che mi sono stati fatti e che per rispetto loro, ma anche vostro, comunque sono di aziende importanti. Dico per rispetto vostro perché in questo momento arriverebbe dritta dritta una smentita, ma ripeto, non è che vi stia dicendo qualcosa di nuovo, l'ho già detto nei giorni scorsi, che questo tra virgolette pacchetto di aziende che da tempo comunque fa parte del tessuto imprenditoriale, da tempo intendo decine di anni, fa parte del tessuto imprenditoriale del nostro territorio, sicuramente guarda con attenzione a chi continuerà il percorso in ambito sportivo. Sarà Liberty? Io so che a Liberty è stato messo in contatto. Sarà Gruppo Americano? Io so che comunque Marco Belletti dei contatti in tal senso li ha avuti. Sarà Lex Lin? Vi ricordo che in Confindustria Lecco qualche settimana fa c'è stato un incontro con Alex Lin. Non dimentichiamoci dei passaggi fondamentali di tutte queste storie, perché questo è un fil rouge che percorre queste tre trattative. Per questo io dico che l'imprenditoria locale vuole capire con chi potrebbe avere a che fare, sicuramente non vuole avere a che fare con di nulla, e questa è una spinta importante. Infatti ieri leggevo dai colleghi della provincia di Lecco di uno che ha detto da Liberty: guarda che a Lecco non ti darà una mano nessuno. E purtroppo il problema dell'essere così arroganti e pieni di sé è che non ci si rende conto dei propri errori. Di uno ha avuto tante occasioni per poter collaborare in maniera proficua con l'imprenditoria locale, ma ogni volta ha mandato tutto in vacca, come si suol dire, con le sue dichiarazioni, qua non mi dà mano, non dà mano nessuno, piuttosto che andare a attaccare la gente per la loro vera o magari anche solo presunta ricchezza. Prenditelo tu che tanto sei ricco, qualcuno si è sentito rispondere. Alecco così non puoi far nulla. Alecco così non puoi far nulla. Poi magari tante volte ci legge sui social, no? E i tifosi che dicono: questi qua non vogliono far niente, guardano solo loro e via dicendo. Però obiettivamente, conoscete il profilo dell'imprenditore medio lecchese che ha fatto fortuna e ha guadagnato tanto con il proprio sudore, la propria idea e la coltivazione della stessa. Ricordiamoci che poi parliamo di tante aziende che a livello locale hanno fatto un impero, ma dallo zero. Chi costruisce dallo zero poi non è che ha tanta voglia di così regalare i soldi, capite? Per quello dico, conoscete il profilo medio dell'imprenditore lecchese che ha fatto fortuna, e uno che arriva come di nulla e non è che chiede, affronta e sfida, non andrà da nessuna parte. Purtroppo, ripeto, quando si è così pieni di sé non ci si accorge del problema comunicativo, modo in cui si va ad approcciare queste realtà. Invece io credo che con un nuovo corso potrebbero partecipare con l'acquisizione di un pezzo di pacchetto della società, non lo so, non ne ho informazioni in tal senso, ma magari comunque con un supporto più importante dal punto di vista economico, forse anche attraverso la sponsorship, partnership commerciale e via dicendo. Queste cose bisogna tenerle ben presenti. La Serie B a Lecco ha dato tanto, Lecco si è riempita tante volte di tifosi, per dire, classica cosa che si racconta e sembra una favoletta, ma che invece è pura realtà. Andate in giro a fare delle domande e ve lo dicono loro: i ristoranti del centro pieni in tante occasioni di tifosi ospiti. Lecco Sampdoria, c'è chi è arrivato alle 9 della mattina, si è fatto la mattinata, ha pranzato, è andato a vedersi a partita, e magari qualcuno che non è arrivato in mattinata, è arrivato nel pomeriggio, si è fermato a cena o a dormire, oppure è tornato in nottata a casa, però dopo aver cenato qui. Capite, queste cose sono state notate. Tornare in Serie B deve essere un obiettivo sul medio termine. Perché dico medio? Perché magari si riuscisse a fare il rimbalzo, a tornare subito su, ma è molto difficile.
Io voglio essere realista e dire: ragioniamo anche sul biennio, sul triennio, però imponiamoci almeno di pensare che si possa tornare su, che questa città ha assaporato un dolcetto buonissimo, però ne avrebbe voluti altri e se li sarebbe pure meritati. Invece quello c'era e quello tutti si sono dovuti far andare bene. Ieri ho scritto un pensiero sulle mie pagine Instagram e Facebook, che ho visto, insomma, poi ho ricevuto tanti commenti, mi fa piacere. Mi prenderò del tempo per ringraziare, perché è una cosa che mi piace fare. Ma se qualcuno mi ha scritto, lo ringrazio già qui. Ma perché è stato comunque un viaggio comunitario. È stata una Serie B che Lecco ha vissuto come comunità. È stato un grandissimo spirito aggregativo. È stata una grandissima unione di intenti tra i tifosi. Poi ci sono evidentemente discrezzi, no? Quando ci sono centinaia di persone nello stesso posto, prima o poi qualcuno litiga. Per carità, non sto dicendo questo. Però è normale. Va bene, ci sono dappertutto le problematiche, però Lecco ha dato un senso di compattezza che posso assicurarvi è stato percepito anche fuori, e questa cosa noi ce la dobbiamo tenere ben stretta. Lecco, ripeto, non devi andare lì a raccontargli la favola, torniamo subito su, e dirgli: noi vogliamo provare medio periodo tornare cadetteria, perché può essere la categoria di riferimento di questa città, però serve un lavoro comunitario per non tornare su e poi schiantarsi e tornare indietro molto velocemente, come è successo quest'anno. Questi saranno giorni, spero, importanti. La richiesta lo sapete, l'ho scritto, 2,5 milioni circa, per chiudere questo discorso. Ma Liberty giustamente dice una cosa: io voglio una richiesta scritta. Ed è un modus operandi che era stato adottato anche dal fondo svizzero americano, richiesta scritta, controproposta. Poi la questione si è incagliata lì. Morta? Ripeto, io rispetto tutti coloro che dicono è morta. Io a oggi non ho informazioni nette e precise in tal senso. Anzi, l'ultimo aggiornamento, l'ultima indiscrezione che ho avuta è di una settimana fa precisa, e comunque era indirizzata verso il: la cosa è ancora viva, è sotto cenere, però è ancora viva. Sotto cenere vuol dire che può anche morire. Chiaro, oggi Aliberti ha fatto delle importanti fughe in avanti, ha lasciato determinate dichiarazioni, ripeto, forse troppe, perché di uno poi tende a non gradire certe cose. Diciamo che per una volta tanto, almeno di uno, il giorno dopo non ha smentito il suo interlocutore, no? Quindi la cosa è già positiva, però non vuol dire che la cosa si farà a breve o che si farà proprio. Sapete che il Coup de Théâtre è stato il filo conduttore di questi ultimi 7 anni, anche sul campo. Buona giornata a tutti, buon inizio di settimana a tutti, forza Lecco sempre.